Ciao a tutti. Oggi prepariamo le polpette di pane, tipiche del mio paese, Conversano, in provincia di Bari. Allora, gli ingredienti sono pane, meglio casereccio, ammollato e strizzato bene con le mani, facendo questo movimento qui, sale, prezzemolo con un'idea di aglio, formaggio grattugiato, grana, parmigiano, pecorino, la tradizione vorrebbe il pecorino. Voi scegliete a seconda dei vostri gusti e uova. Allora, iniziamo con il procedimento. Al pane ammollato e strizzato, ripeto, casereccio, aggiungiamo un pizzico di sale. Aggiungiamo il prezzemolo tritato e l'aglio. Aggiungiamo le uova. Il momento ne metto due, credo che siano più che sufficienti. E il formaggio. Iniziamo aggiungendo 4 cucchiai di formaggio. Iniziamo a impastare il tutto. Allora, per ottenere delle polpette croccanti, il pane deve essere ben strizzato, in modo da non aver conservato molta umidità e molta acqua. Nel caso in cui vi accorgete che l'impasto è troppo umido, evitate di aggiungere del pan grattato, che non farà altro che appesantire le polpette e non darà croccantezza. Al massimo aggiungete altro formaggio, che naturalmente renderà le polpette più gustose, ma anche più croccanti. Allora, questo è l'impasto quasi pronto. Come vedete, non è affatto morbido. Anzi, è bello consistente. Vedete? Amalgamiamo un altro po'. Allora, il pane era asciutto, ecco perché non è necessario aggiungere troppo formaggio per ottenere la consistenza giusta. Amalgamiamo bene in modo che il pane assorba le uova, il formaggio in maniera omogenea e l'impasto delle nostre polpette è pronto. Questa deve essere la consistenza giusta. Questa. Naturalmente, se voi volete, potete aggiungere altro formaggio. Se questo vi piace. Allora, questa è la consistenza delle polpette. Vi accorgerete che la consistenza è giusta quando nel renderle tonde non avrete difficoltà. Eccola qua. Al mio paese invece si usano fare così. Allungate. Scegliete voi la forma che preferite. Spero che si vedano bene. Ne faccio un'altra e poi io vado a friggere e vi mostro il risultato finale. Ecco, a fra poco. Allora, queste sono le polpette appena fritte. Io le ho fritte in abbondante olio extravergine di oliva caldo. Per eventuali chiarimenti e per la ricetta completa di ingredienti e dosi, andate sulla mia pagina Cucina con me Graziella oppure sul mio sito www.cucinaconmegrazielleraffaele.it. Ora proviamo ad aprire una polpetta. Ecco, questo è l'interno. Ciao a tutti. Io vado, questo è l'interno, ecco, adesso si vede. Ciao a tutti, io vado a mangiare le polpette. Ciao.